Avanti, miei prodi, imbarchiamoci! Marinai, tutti a poppa! Poppa! Marinaio, sali sul cassero! Cassero! Sono io il cassero! Pesi, dai! Ti dai foto! Marinaio, controlla la vela di Trinchetto! Marinai, tutti a prua! Prua! Marinai, issate le vele! Questo lo sappiamo! Oh, issa! Oh, issa! Oh, issa! Marinai, ammainate le vele! Oh, bussa! Oh, bussa! Oh, bussa! Marinai, issate le vele! Oh, issa! Oh, issa! Oh, issa! Marinai, ammainate le vele! Oh, bussa! Oh, bussa! Oh, bussa! Marinai, issate le vele! Oh, issa! Oh, issa! Oh, basta! Facciamo un ammutinamento! Sì! Facciamo un ammutinamento! Dai, abbi un'idea! Prendiamo un sacco, ci mettiamo dentro il capitano, chiudiamo il sacco e buttiamo Marco. Sì, è un ammutinamento. Perché? Perché? È 3 mesi che siamo qui e non facciamo altro che mangiare gallinette. Gallette. E poi. Cagnetta. Gallette. Gallette. Cagnetta. Gallette. E poi non si fa mai altro che ammainare le vele, e poi ammazzare le vele, e poi ammainare le vele, e poi ammazzare le vele. E in questi mari non si pesca mai niente. Guarda qua. E buon segno, Marinai, vuol dire che la terra è vicina. Datemi 3 giorni. Se in 3 giorni non riesco ad arrivare, non troviamo la terra, mi metto nel sacco e mi butto in mare da solo. Bene, 3 giorni, eh? 3 giorni, 3 giorni, 3 giorni. Tanto noi andiamo a cucinare il pollo. Sì. Così Cristoforo Colombo trovò le Americhe. Sceso l'equipaggio con Cristoforo Colombo in America, fecero festa con gli indigeni.